Bello, il nuovo pronto soccorso pediatrico colpisce per la bellezza degli ambienti. Colori allegri, spazi ampi, arredi che ben si inseriscono nel contesto. E poi, per chi vuole leggere o meglio intuire il messaggio inscritto in quelli che appaiono come disegni simpatici e rassicuranti, c'è la storia di Soffio e Matita, che poi è la storia del delicato e complesso rapporto con la malattia, che va scoperta, conosciuta, combattuta e accettata al tempo stesso. Davvero bello questo pronto soccorso e bella anche la adiacente radiologia, così belli che il rischio è quello di distogliere l'attenzione dalla cura, dalle tecnologie, dai contenuti che di questo servizio importantissimo costituiscono l'essenza e giustificano l'esistenza. Ma forse è meglio così, è proprio quello che si voleva. L'attenzione ai dettagli, ai colori, alla bellezza, appunto, si propone di distrarre i piccoli pazienti dalla malattia e i loro genitori dalla preoccupazione, di attenuare le ansie e le paure. Di prendersi cura oltre e al di là della cura stessa. E non è poco, anzi, è ancora di più, perché la sensibilità che ha portato a progettare e realizzare un ambiente così non poteva germogliare se non nel fertile contesto di una competenza clinica ed assistenziale talmente solida e profonda da aver compreso fino all'essenza la propria missione, che non è solo quella di prendersi cura, ma di andare ancora oltre, anticipando possibili paure e disagi e accompagnando il paziente verso la guarigione e il benessere. E così, seguendo un simpatico riccio con le matite al posto degli aculei e un soffio di vento birichino e un po' dispettoso, si entra nella sala d'attesa, ci si avvicina al bancone del triage, si accede alla shock room e alla sala dedicata ai codici gialli, all'open space che occupa i quattro posti letto dell'osservazione breve intensiva e alle sale visita. Pochi metri e si entra in radiologia, completa di diagnostiche scheletriche, viscerali, sala ecografica e di una TAC completata da algoritmi di riduzione della dose di ultima generazione, che permettono di ottenere valori di dose erogate estremamente bassi e quindi compatibili con i pazienti pediatrici, neonatali e in alcuni casi anche prematuri. In queste sale si avvicenderanno quasi sempre con frenesia pediatri, anestesisti, radiologi e tecnici di radiologia, infermieri e OSS e tutti i professionisti che si renderanno necessari e i volontari, tutti insieme, tutti impegnati in ogni istante nel tentativo di andare oltre il prendersi cura.